Eccoci di nuovo in diretta dal Palaoke Guglielmo Fanticini di Reggio Emilia. Sta per iniziare il titolo, la difesa del titolo di campione dell'Unione Europea dei Superpiuma da parte di Nicola Enchiri. È un match molto importante per la carriera del nostro pisano, il titolo dell'Unione Europea dei Superpiuma che Nicola Enchiri ha conquistato contro Mario Alfano il 15 maggio scorso. L'avversario è di tutto rispetto, ma speriamo che l'esperienza di Nicola Enchiri e i suoi 31 anni di vita e quindi di saggezza possano dargli quel valore aggiunto che serve in queste circostanze. Per quanto riguarda il supervisor di questo match, niente po' di meno che Salvatore Cherchi. Per quanto riguarda l'arbitro, come detto, abbiamo Jean-Robert Lainé, i giudici sono David Irving, poi Mika Lindgren e Jürgen Langosch. Le riprese per un titolo internazionale sono 12 e quindi una distanza che Juan Felix Gomez non ha mai sostenuto sino a questo momento. Lui è il vincitore del titolo spagnolo di categoria, titolo conquistato il 10 aprile di quest'anno contro Diego Valtierra, e subito dopo ha lasciato quel suo titolo per andare a disputare il titolo dell'Unione Europea, o meglio, a sfidare Nicola Enchiri. Vediamo le raccomandazioni dell'arbitro francese. L'altezza degli atleti è pressoché identica. La preghiera per Nicola Enchiri prima di iniziare il match. C'è un po' di tensione giusta, giustificata in Juan Felix Gomez, che lo vedete sulla sinistra del vostro teleschermo, mancino con pantaloni rosso e nero, mentre il campione, il nostro Nicola Enchiri, è questo qui sulla destra con i pantaloni grigi. Tra l'altro, Juan Felix Gomez sembra quasi che sia arrivato a Reggio Emilia camuffato, perché questo biondo fino a pochissimo tempo fa non lo aveva. Lui è moro, molto scuro. Ecco, vedete, questo pugilato, come diceva Nicola Enchiri nell'intervista che vi abbiamo trasmesso prima dell'avvio, ha un pugilato sporco, tra virgolette. Si intende che è un pugilato che può essere imprevedibile, fatto di combinazioni fantasiose, inesistenti, o una costruzione pugilistica del tutto personale. Mentre Nicola è molto composto, come vedete, una guardia attenta, alta, lavora bene con il jab sinistro. No, assolutamente non ha ancora la distanza. Lo sfidante si è posto subito al centro del ring per fare il match, come giusto che sia quando si vuole, si desidera qualcosa. In questo caso un titolo, questo dell'Unione, che è l'anticamera del titolo europeo vero e proprio. Prova ripetutamente Gomez a lavorare con il suo jab destro al corpo per tagliare il fiato del nostro campione, che sino a questo momento ha fatto il suo studio, che è giusto fare. L'arbitro, scusate, il maestro di Juan Felix Gomez, Fernandez Cabrera, sembra che stia parlando a un dimafono. Impartisce le istruzioni al proprio
assistito costantemente. Non è escluso che l'arbitro prima o poi gli imponga il silenzio, anche se parla un tono di voce basso, ma è basso perché in questo momento il pubblico non sta rumoreggiando più di tanto. Diciamo anche che ci dispiace un po' vedere qualche sedia vuota, capiamo anche che è andato via seguendo ovviamente l'idolo di casa, Mattia De Bianchi, insieme a Luca Rigoldi. Probabilmente tanto l'entusiasmo e l'impressione che ha suscitato quel titolo italiano. Sentiamo Inchiri. A posto, con calma, c'è 12 riprese, guardiamo che tipo di elemento ha. Vedi che è molto scorbutico, cerca il colpaccio. Nico, invece di portare il gancio destro in avanti, visto che non ci arrivi, metti il destro e esce la tua sinistra. Ok? Nico, col gancio non ci arrivi, destro, e poi esci dalla parte di là. Piano piano, con calma. Blocca tutto quello che fai alla tua sinistra. Non devi sbagliare niente, ok? Lo vedi quando parti, ghigna i denti, sembra un pitbull. Mm-hmm. Lo vedi anche nel figliolo da casa. Con calma, ragiona, piano piano avanza, ok? È ancora presto. Avete ascoltato bene le raccomandazioni di Michele Mostarda e inizia la seconda ripresa. Con maggiore determinazione Nicola Inchiri si presenta dinanzi al suo giovane sfidante, 31 anni contro 24. Hanno lo stesso numero di vittorie, 10, con la differenza che Gomez ha due vittorie per KO e 0 sconfitte, mentre sono 4 le sconfitte di Inchiri, che ha vinto sempre ai punti. È stato sorpreso, bella scelta di tempo da parte dello sfidante. Non deve lasciare l'iniziativa, ecco, sì, è scorbutico e magari anche un po' scomposto. È stato molto saggio Michele Mostarda a dire a Nicola 12 riprese, abbiamo tempo, non correre, anche perché sa che il suo pugile non è un pugile da KO, lo dimostra il suo curriculum, quindi bisogna vincere vincendo punto per punto ogni ripresa, con intelligenza. Il gancio destro di Gomez, poi lavoro a due mani, sta forzando dalle prime riprese, bisognerà vedere poi come si comporterà su questa distanza lo spagnolo. Allora, al termine di questo round manderemo la pubblicità, credo che abbiamo un minuto, no, non abbiamo un minuto, no, qui, perfetto, allora andiamo avanti. Tre colpi per Gomez, siamo ancora in una fase di studio, però la differenza rispetto alla prima ripresa è che almeno Nicola Inchiri si propone al centro del ring. Attenzione, montante sinistro al fegato di Gomez che è entrato, attenzione anche a questi colpi, sta forzando a tutta, deve sottrarsi Inchiri. Inchiri deve sottrarsi. Allora, vediamo se riusciamo a sentire cosa dicono all'angolo spagnolo. Así, este asalto lo apuntamos. Ni queriendo robarnos, no lo pueden robar, ¿vale? El de antes no lo vamos a apuntar, ¿vale? Así se boxea. ¿Cómo te sientes de fondo? Bien. ¿Has visto la variación de altura? La has sentido. Todo lo que hemos trabajado, las has sentido. Lo estás rompiendo abajo. Hay que seguir trabajando la variación de altura, ¿para qué? Cuando estemos en el sexto, voy a tirar bajo y lo voy a romper arriba.
¿Entiendes? Sigue trabajando esa variación de altura y de ángulo. Vale. Se cierra mucho por dentro con los rectos, abre por crochet. Vale. Y no arriesgues, porque en defensa estás perfecto, ¿vale? Ya está viniendo, ¿vale? Pero manda tú. Él viene, pero tú lo recibes. Primero pegas tú antes que él, ¿vale? Allora, quello che Fernandez Cabrera stava dicendo è che è molto contento del lavoro al corpo che ha fatto in questa seconda ripresa, che già in questa seconda ripresa Nicola Inchiri sta avvenendo, quindi sfruttare questo assalto proprio del campione per cercare di colpire di incontro e fare ovviamente attenzione alla difesa, ma ha insistito molto nel lavoro al corpo perché evidentemente è il lavoro sul quale loro credono di poter costruire un match vincente. Attenzione, avete visto l'imprevedibilità di questo spagnolo, è veramente difficile da domare, vedete come riesce a forzare, bravo Nicola che entra con dei colpi però li sta subendo, attenzione, ha piegato le ginocchia, è in grossa difficoltà, l'arbitro dovrebbe procedere a un conteggio, crediamo, perché ha piegato assolutamente le ginocchia, adesso sta dissimulando. Poi al termine glielo chiederemo, ma ci è sembrato veramente in grosse difficoltà Nicola Inchiri, ha subito alcuni colpi e crediamo che questo match potrebbe avere delle soluzioni inaspettate, inattese, e deve fare qualcosa per arginare però Inchiri questa furia, magari legare a questo punto. Vedete che colpi, come carica questi colpi, evidentemente ha tutte le energie del caso. Avvio difficile in questo terzo round, ma anzi avvio difficile di questo match per Nicola Inchiri, non perché davanti abbia chissà quale pugile, ma è uno che va a cercare, come vedete, ogni soluzione possibile. E l'arbitro addirittura che fa da schermo. Adesso prova a replicare Nicola Inchiri, ma una brutta gatta da pelare questa sera per il nostro fresco campione dell'Unione Europea dei Super Gallo, che noi andremo a sentire subito alla fine di questa terza ripresa e poi magari rimaniamo proprio al suo angolo perché cercheremo di capire come si può sbrogliare questa matassa. Cosa c'è che non va? Ecco, allora devi svegliarti un po', capito? Bisogna svegliarsi. Non si può prendere per sganassoni lì da fermo davanti. Oh, reattivo Nicola, Ma che fai? Oh, reattivo. Sveglia. Ti devi svegliarti Nicola. Sì. Ci siamo? Oh, non van presi quelli svavoloni gratis. Il cervello, metticelo. Devi metterci il cervello ora. Che fai? Stai lì a prendere le botte? No. Oh, sveglia, Nicola, oh, andiamo. Non ce n'è poi più di occasioni, Sì. La testa, ragiona quello che fai. Ecco, questo quando è l'attimo in cui... Vieni via, ma metti i colpi, sei tutto sbrindellato, ho messo male con le gambe. Sì. Stai composto. Non lo fai. Vediamo se riesce a reagire, ma quello che preoccupa è proprio il fatto che ha ammesso, dice mi sorprende con i colpi, cioè mi anticipa. Siamo alla quarta ripresa, vediamo se riesce a comandare lui. Sì, non deve lasciargli assolutamente l'iniziativa, certo non è facile perché ovviamente si va a rischiare maggiormente, però aspettare che sia lui, perché come vedete non ha una box pulita, non ha assolutamente una box ordinata,
Forza Nicola, non c'è un grandissimo pugile davanti a te. Avete visto come riesce a colpire d'anticipo? Questa è una bella scelta di tempo. Su questo dobbiamo dire che questo Gomez è un buon pugile per quanto riguarda la scelta di tempo. Riesce sempre ad anticipare di un nulla l'azione di Anchieri, che non si deve scomporre. Il suo match, se vuole, può iniziare da questo momento. Ecco, crederci di più, tanto si muove tanto Gomez. Bello il montante destro, avete visto come. Buona anche la risposta di Anchieri. Ecco, inizia ad andare un po' a vuoto. Deve mantenere ordine, deve proteggersi. Perché è chiaro che tutti quei colpi che abbiamo visto hanno già dissipato un po' di energie. Parliamo sempre di un atleta più giovane e quindi una riserva che dovrebbe essere maggiore rispetto a quella del campione. Colpisce come se fosse un elicottero a testa bassa, quindi in quel momento non vede lo spagnolo. In questo quarto round sembra che Anchieri abbia iniziato a capire un po' di più di questo cubo di Rubik che si trova davanti, perché l'azione di Gomez è calata, e non è calata perché sia stanco, perché Anchieri non gli offre più quelle opportunità che gli ha offerto nei primi tre round brutti, veramente brutti, che deve recuperare. Termina qui, ritorniamo dallo spagnolo. Pensando in robo, perché hay que pensar así, vamos 2-2. Dos que no te los pueden ni robar, y dos que los ganas para mí, claro, pero no con la claridad de los otros dos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Un puntito, ¿qué tiene? Este asalto lo hemos tomado de transición, ahora respira bien. Cambia las velocidades, es decir, no tires todos los golpes fuertes que se te ven. ¿Cómo ha entrado casi lo noqueas? ¿Cómo? Trabajando, sigue igual, velocidad, ta ta ta, ta ta, ta ta, pum, no pum directamente, se te ve el golpe, ¿vale? Lo estás haciendo perfecto, ¿cómo te sientes? ¿Eh? Claro. Mi sembra assai chiaro il parere di Fernandez Cabrera, e ha notato che in questa quarta ripresa in effetti aveva rallentato, aveva lasciato fare un po' di più a Nicola Anchieri, si era affidato a dei colpi isolati, e questo il maestro ha detto non va bene assolutamente, perché questa ripresa, dice, non l'hai vinta. Quindi rimprovero per Gomez. Andiamo avanti con il quinto round. Ecco, anche queste partenze dalla lontana per Anchieri magari le eviterei, soprattutto con un personaggio del genere imprevedibile. Cambia spesso guardia Anchieri. Deve ritrovare la scioltezza di un round fa, cioè della quarta ripresa, dove l'abbiamo visto non più contratto, l'abbiamo visto sciolto, e quindi abbiamo visto in difficoltà proprio lo spagnolo. Uno, due di Gomez, poi il destro di Anchieri. Prova a superare la protezione Gomez, ci riesce in parte, attenzione, quella è montante, come avevamo detto, c'è questo montante sinistro e gancio destro,
che è una combinazione che usa tantissimo, evidentemente quella che gli viene naturale, anche perché, parliamoci chiaro, non ha un bagaglio infinito questo pugile spagnolo, però questa combinazione gli ha consentito spesso e volentieri di portare a casa il successo. Attenzione, buon momento per Nkiri. Che lavoro sotto però Gomez, eh? Veramente i montanti al corpo gli riescono molto molto bene. Gli ultimi 50 secondi di questa ripresa, sta tornando a crederci Gomez. Bello il destro d'incontro di Nkiri. Sì, buoni colpi da parte di Nkiri, ma altrettanto dobbiamo dire ha fatto Gomez. Sentiamo Nkiri. Calma, cosa c'è che non va? Calma, con tranquillità. Non è facile, allora devi lavorare sulla reattività, non puoi prendere colpi e rimanere fermo. Appena ti tocca devi buttare dentro le mani. Se ti tocca, butta dentro le mani, è il problema della reattività. Sì. Cerca di essere reattivo, veloce. Non aspettare, aspetta e parti lontano. No, finora le hai perse tutte, Nicola, tutte. Allora, ragiona col cervello, butta dentro le mani lui, buttala anche te, reattivo, ti manca la reattività, ok? Non è questione di destra, sinistra, non ci sei col cervello, tutto qua. Devi metterci il cervello, reattivo sui colpi, è freddo, hai capito? Reattività, vai, forza. Non è semplice purtroppo, non è semplice, speriamo che riesca a scuotersi veramente. È la sesta ripresa. Siamo al sesto round. Usare il cervello certamente, la reattività e quindi comunque cercare di proporsi costantemente. Non aspettare l'azione dell'altro, fare il match. Vedi Nicola, ti ruba sempre l'iniziativa, questo non deve accadere. Ora. Buon lavoro sopra e sotto dello spagnolo, bisogna dirlo, cioè i montanti gli riescono perfettamente. Destro d'incontro di Nkiri. Bene l'offensiva di Nkiri, bene. Ecco, prendere il tempo. Per primo, sempre per primo. Sì, un contatto con la testa, assolutamente involontario. Bene. Ci prova almeno Nkiri. Forza, concentrazione massima e la risposta sempre rapidissima, come ha chiesto il maestro. Secondi al termine, un match che
è tutt'altro che spettacolare, purtroppo non è neanche bello, però è estremamente difficile per il nostro campione, che non riesce ancora a capire che tipo di oggetto non identificato ha davanti. C'è un pugile che ha un pugilato veramente poco ortodosso, che però riesce a sorprendere, come in questa circostanza. Buona la mobilità, ma questo lo sapevamo. E finisce anche questo sesto round. Torniamo per l'ultima volta dallo spagnolo e poi dopo ci concentreremo su Inchini per vedere. Tu mano sale suelto, lo se, rompe suelto, viene por todas partes. Saca explosividad de manos sueltas. Te vas a cansar menos y vas a hacer más daño, Juanfe. Con la posibilidad vas a hacer un caos de película. No vas a ver, no vas a ver dónde. Vale, vale, vale. No vas a ver. No vas a ver dónde coño boxearte, ¿vale? Cuando estés ahí limpio, ¿vale? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Eh? ¿Ese hombre te puede ganar? ¿Eh? ¿Te puede ganar ese hombre? ¿Me escuchas o no? Sí. Escúchame, no te puede ganar, porque tú te vas a dejar aquí todo lo que él no se va a dejar, ¿me entiendes? Así que vamos arriba, no le vamos a dejar que nos roben tampoco. Vamos arriba. O sea, suelto. Bella, bella carica. Bello il gancio sinistro di Enchiri. Cosa succede? Caduto Pardenti? Non abbiamo... possibile un richiamo ufficiale? Capito bene? Vediamo se... Adesso cercheremo di informarci al termine di questa ripresa. La vediamo un po' in salita per Nicola Enchiri, purtroppo. Aspettiamo, perché il ring può dare sempre delle sorprese, però vediamo che il motivo è lo stesso, cioè Enchiri non riesce dinanzi a un pugile così diverso da tutti gli altri che ha sempre incontrato, così imprevedibile, non riesce a capire, anche dimostrare così che lui si abbassa e si gira non serve, bisogna provare a colpire, altrimenti una cintura se ne va. Siamo nella settima ripresa, manca ormai un minuto. Mancano 5 riprese, non sono poche, però il problema è che avete visto avete sentito anzi in precedenza il maestro di Nicola Enchiri aveva detto l'abbiamo perse tutte ed era la sesta ripresa. Un pugilato che consente a Gomez di acquisire punti perché riesce a far entrare dei colpi. Pugilato che assolutamente non è bello da vedere, non ci piace, bisogna riconoscergli una grande mobilità di tronco, di gambe, questo sì, però sentiamo Enchiri.
campo. Con tranquillità, reattivo Nicola, quando si muove e si sposta, non devi lasciargli il tempo di spostarlo, fa un passo avanti e chiudilo. E se parte un po' con movenze strane. Parte con movenze strane, sì, ho capito, però ci può andare dentro come un treno. Stagli il gocciolino più vicino, alza le mani e ribatti dentro i colpi, ma appena ti tocca buttali dentro i colpi. Non aspetti e non riparti mai. È questione di testa, non è questione di tecnica. Partire subito, mi tocca, parto, okay. E rimango lì, mi coppio e riparto, non lo lasci fare troppo. Lo lasci fare troppo, non lo puoi lasciare fare così. Vai. Sono da sottoscrivere le parole del maestro di Nicola Enchiri. Adesso siamo all'ottava ripresa. Vediamo se riesce a sbloccarsi. Il discorso che ha fatto Michele Mostarda, il maestro di Nicola Enchiri, è l'unico possibile, cioè ha notato che il proprio pugile soffre ovviamente, no? Questa imprevedibilità di Gomez che si muove in modo poco ortodosso. Come abbiamo detto già prima, Nicola Enchiri probabilmente non ha mai incontrato un pugile così strano, ovviamente non ce ne voglia Gomez, non è offensivo, cioè che va fuori da quello che è i movimenti, la tecnica più ortodossa, più classica. Però detto questo, bisogna cercare di trovare la strada giusta, e una di queste può essere partire con i colpi e rimetterli non appena c'è stato il colpo di Gomez. Ecco, non aspettare come in questa circostanza, perché è Gomez che non ci pensa un attimo a portare un colpo. Non sarà pesante, però i giudici lo vedono e lo segnano. Questo è bellissimo, avete visto questo gancio sinistro pieno che è entrato con una scelta di tempo, è chiaro che inizia un pugile così fantasioso, ecco, e Enchiri si trova a disagio. Ci ha riprovato anche adesso Gomez, ancora un altro gancio, altra cosa che sta succedendo adesso purtroppo è che Enchiri è costretto ad andare dietro, a inseguire, cosa che in teoria non si deve mai fare, perché si fanno i chilometri proprio nella speranza di poter avvicinare il bersaglio. Tre colpi per Gomez, uno soltanto per Enchiri. Vedete, in pratica è come correre dietro una lepre nel bosco. Il destro, bellissimo. Abbiamo paura che non ci sia grandissimo margine per Enchiri questa sera. Speriamo di no, speriamo di sbagliarci al 100%. Speriamo che ci sia una svolta, l'ottava ripresa è terminata, ascoltiamo. È detta difficile consigliarti in questi momenti, Nicola, se anche te o svalvoli, giri il cervello, o per me diventa difficile manovrarti, eh? Mancano due riprese. Sì, le hai perse tutte, o ti gira il cervello in due riprese, o se no finisce tutto. Cioè, o ti sblocchi col cervello, ci saranno dei problemi, Nicola, tranquillo. Mettici il cervello, problema di reattività, ok? Devi muovere le mani e basta, ok? Respira. Fuori i secondi. Lo vediamo a occhi chiusi, Enchiri, purtroppo la testa, noi l'abbiamo detto tante volte, in ambito sportivo, in qualsiasi disciplina sportiva,
La testa crediamo che faccia il 60-70% della prestazione, non c'è nulla da fare. Se non c'è la testa e non conosciamo ovviamente quali sono i motivi, probabilmente non li conosce neanche il maestro, perché avete sentito che diceva, cioè mi riesce difficile anche parlarti, perché è come se io parlassi appunto a una testa chiusa, in pratica, che non mi ascolta. Non sappiamo quali possono essere i pensieri, può essere anche semplicemente una giornata storta, le stelle, qualsiasi cosa. Sta di fatto che Juan Félix Gómez sta vincendo il titolo dell'Unione Europea Super Piuma, che appartiene al nostro Nicola Enchiri. E purtroppo non ci possiamo appellare neanche a un calo di energie, perché lo vediamo ancora fresco Enchiri, non ci possiamo appellare a nulla. Soltanto convinzione nei propri mezzi, convinzione di essere il campione, convinzione di rimandare in Spagna, come vedete, ecco, un pugile che è anche in grado di fare cose del genere, cioè andare a vuoto con quei colpi lì in modo veramente pacchiano, però non c'è l'iniziativa giusta. Poi, per carità, il tronco lo muove bene Gomez, perché vediamo anche che riesce a schivare la maggior parte dei colpi. Però sino a questo momento sta perdendo Nicola Enchiri, non sta vincendo Juan Félix Gomez. L'Enchiri che conosciamo questa sera purtroppo non si mostra. Questa potrebbe essere una strategia che funziona, almeno perché almeno lo manda a vuoto. Sino a questo momento tutti i colpi di Gomez sono andati a vuoto. Dai, ultimi secondi. Dai, facciamo bene in questi ultimi secondi della nona ripresa. Andiamo a sentire, sì, restiamo all'angolo di Enchiri a questo punto, vediamo se c'è qualche novità. No, sembra addirittura non parlare il maestro. Sveglia, eh? Sì. Ok. Ci provo. Ci provo. Ma ci provo. Pressione di testa, con calma. Abbiamo 3-2 riprese, non mi ricordo neanche quante, ok? Poi devi menare le mani, reattivo, se colpisce devi rimettere anche te, un po' lasciar perdere il tempo così. Schivi, vieni via, prendi i colpi e non li rimetti, schivi, vieni via, prendi i colpi e non li metti. Vediamo se ci proverà, è chiaro che ormai c'è davvero poco spazio, la decima ripresa. È la decima ripresa. Tre riprese per sovvertire l'esito del match, per sovvertire il parere che crediamo possono avere i giudici, è poco. Nicola Enchiri non ha mai vinto prima del limite. Potrebbe anche essere questa la serata buona. Eccolo, sì, si volta, bene così, molto bene, no, non ci sono colpi bassi, no, non deve simulare queste cose. Bene Nicola, ecco, forse serviva scuotersi. Andiamo. Così, tira fuori il carattere.
Peccato che questo non sia successo nelle prime riprese. Dai, non ti fermare adesso però. È una lotta purtroppo più che un incontro di pugilato in queste circostanze. Adesso probabilmente è stato colpito lui al basso ventre, prima non ci sembrava che ci fosse un colpo, no, ha subito un colpo al fegato invece. Un montante. No, un colpo basso. Colpo basso e... gli concede tutto il tempo possibile l'arbitro, il francese è Jean-Robert Lainé. Un richiamo ufficiale per Gomez, quindi questa ripresa per Gomez è persa. E riprendono da 1 minuto e 20 dal termine della decima ripresa. Dai Nicola, ormai i calcoli non si fanno più, tutto per tutto, se deve essere bagarre che sia bagarre. Certo, da questo momento l'arbitro incomincerà a faticare. Ha dato le raccomandazioni di rito che di solito si danno all'inizio del match. E riprendono, bei colpi di Enchiri. Almeno gliela fa soffrire un po' questa cintura. Si volta spesso lo spagnolo, poi finiscono a terra tutti e due. Succede anche questo nella bagarre. Vengono puliti i guantoni. Ancora raccomandazioni, ma siamo certi che non serviranno a nulla. Adesso è anche inciampato Enchiri. No, il conteggio non c'era. No, il conteggio non c'era. Ci dispiace. Abbiamo visto chiaramente che nello spostamento di lato la scarpa sul feltro del tappeto si è incagliata ed è caduto tutto qui. Ascoltiamo Enchiri. L'unico sistema che è rimasto è quello lì, che tiri fuori, provi quello che devi fare, c'è da andare dentro, come va, sono rimaste due riprese, non ti ci buttare come un cane addosso, appena l'hai evitato, metti i colpi, va bene pressarlo, ma con intelligenza, ok? Ti devi giocare le due riprese, o lo metti via o hai perso, parliamoci chiaro, ok? Sì. Siamo, però con cervello. Mena le lame, colpi larghi e forti, ripetuti, non ti fermare, caricati e forti. Ok, ci siamo. Sono due riprese, due riprese, sono tante, sì. Vai. Ecco, quello che avete sentito per ultimo era lo schiaffo che il maestro dava sul viso a Nicola Enchiri. Veramente un bello schiaffo. Due riprese. Vediamo se c'è qualcosa da scommettere ancora. Dai,
No, ci sembrava più efficace nella precedente ripresa. Avete visto un montante sinistro di Gomez proprio sull'assalto di Enchiri. Sono colpi che fanno male, ma soprattutto che bloccano qualsiasi tipo di iniziativa. No, non si deve buttare, glielo ha detto anche il maestro. Dietro destro di Enchiri. Nulla da fare, troppo abile nel fuggire, nello scappare all'indietro Gomez. Stato colpito Enchiri, stato colpito basso, probabilmente al fegato ancora, insiste. Attenzione, attenzione. Momento di grande difficoltà per Nicola Enchiri. Sembra. Niente, la decima ripresa è stata probabilmente quella in cui lui ha avuto la maggiore reazione e sono venuti fuori, diciamo così, alcune cose buone. Adesso tornato a non capirci più granché, purtroppo. Negli ultimi secondi questa undicesima ripresa è andata e non resta. Che l'ultimo round che seguiremo ovviamente, poi attenderemo il verdetto e immediatamente dopo restituiremo la linea a Roma. Questo vale anche come messaggio di servizio, con l'invito a tutti i telespettatori a seguire il telegiornale della mezzanotte. Anche il maestro di Nicola Enchiri, Michele Mostarda, ovviamente non ha più tante cose da dire. Ormai purtroppo è un match sprecato e quello che abbiamo visto noi è un match che dovrebbe dare la cintura a Felix Gomez. Lo ripetiamo ancora una volta, non perché l'abbia vinta, ma perché l'ha persa Nicola Enchiri, a nostro giudizio. Poi, chiaramente, tra 3 minuti avremo il verdetto, forse un po' di più di 3 minuti. Dodicesima e ultima ripresa del campionato dell'Unione Europea dei Super Piuma da Reggio Emilia, una serata che ha avuto nel campionato italiano dei Super Gallo un combattimento eccezionale, splendido, stupendo, da Cineteca proprio. Purtroppo non possiamo dire altrettanto di questa difesa, ma lo spagnolo propone il suo pugilato, le sue soluzioni fantasiose. Ricordiamo qualche anno fa c'era anche da noi un pugile in attività, Mirko Ricci, che aveva questo pugilato così imprevedibile. Continua a inseguirlo, purtroppo non c'è più nulla da fare.
un minuto al termine. Entrambi hanno tenuto atleticamente al meglio le 12 riprese, quindi entrambi i maestri vengono premiati per questa tenuta atletica senza alcun cedimento. Secondi il termine. Oh, attenzione, avete visto il diretto destro, cioè colpi veramente che non vanno presi. Si permette di fare anche un po' lo sbruffone lo spagnolo. Abbiamo perso contro la Spagna, adesso perdiamo anche contro questo spagnolo, abbiamo paura che saremo sorpresi di un verdetto diverso. Saremo sorpresi. E la box di Gomez è sporca, non ci piace, è disordinata, però riesce a mettere dentro parecchi colpi, tantissimi ne ha persi per strada, tantissimi proprio, 93-97 e 94-96. Di Canziani e di Giubelli, perché il 91-94 vuol dire quasi che c'è stato un match a senso unico, in realtà così non è stato. Ancora pochi secondi, ci diceva Mimmo Zambara, che è quel signore, l'annunciatore da ring, il ring announcer come si dice, il Michael Buffer dei nostri ring. Questa è la cintura dell'Unione Europea dei Super Piuma. Unione Europea non vuol dire l'europeo, e questo è Salvatore Cherchi che sta verificando tutto quanto per evitare che ci siano poi delle sorprese. Cosa c'è? Ha consegnato il cartellino. Decisione unanime. Allora, unanime. Giudice 108 a 119. Non sappiamo quale, ma insomma 108 a 119. Giudice Irving 107 a 119. 107 a 119. Giudice Langos 108 a 118. Vince e diventa il nuovo campione dell'Unione Europea dei Vince Super con Piuma. Merito lo spagnolo Gomez. E noi ci congediamo qui, diamo la linea subito al nostro telegiornale di fine giornata, grazie alla regia di Francesca Portinari, a tutti voi per averci seguito.